La guerra è una pazzia. Fermatevi, per favore. Sono 937 in tutto il mondo i giornalisti uccisi. Stava filmando la fuga dall'inferno. Il giornalista americano Brent Renaud è stato colpito a morte, feriti a... Era a Slovyansk, nella zona più calda dell'Ucraina orientale, per testimoniare con le sue fotografie Andrea Rocchelli, fotografo. Colpi di arma da fuoco alla schiena uccidono nel 2001 Maria Grazia Cutuli, inviata. Raffaele Ciriello, ucciso. Simone Camilli, 33. Tre, Lucchetta, Otta ed Angelo sono deceduti. Marcello Palmisano, Enzo Baldoni, giornalista freelance, Antonio Russo. Ilaria Alpi è stata uccisa a Mogadiscio. Insieme a lei è stato ucciso un altro collega, un altro nostro collega e un altro nostro caro amico, l'operatore che l'ha accompagnata. Ho anche il dovere di ricordare a tutti questi giovani, più giovani che non hanno questa esperienza, di ricordare e di dire mai più la guerra. Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana, grazie di essere qui. Abbiamo visto le immagini della guerra odierna in Ucraina e poi abbiamo visto le immagini anche di altre guerre e di tanti giornalisti che sono purtroppo caduti sul campo facendo il proprio lavoro, ma soprattutto il proprio dovere, a raccontare e scoprire la verità. Ecco, abbiamo visto ad esempio le immagini di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin uccisi a Mogadiscio in un'imboscata. Era il 20 marzo del 1994. Allora, so che ci sono anche tante iniziative, no, per ricordare Ilaria Alpi. Grazie perché di essere qua. Alcuni lo chiamano il vizio della memoria, invece è il dovere della memoria. Perché noi parliamo di donne e uomini, alcuni dei quali precari, sì, poverissimi, che sono stati ammazzati mentre cercavano di essere i nostri occhi e le nostre orecchie. Non sono stati ammazzati perché giornalisti, fotografi, operatori, ma perché portavano la luce nei luoghi dell'oscurità. Stanno crescendo i giornalisti ammazzati, non solo in Ucraina. Sì. Per esempio in Messico non se ne parla mai. Molti sono in galera in Egitto, molti sono in galera in Turchia. Non ne parliamo più della Siria. Vengono colpiti perché, guardi, c'è un tratto comune. Mafiosi, corrotti e oligarchi di ogni colore odiano la luce dell'informazione, perché fare le guerre e vendere le armi hanno bisogno dell'oscurità. Sono stati tutti ammazzati per avere portato una luce. Allora, noi apriamo intanto una parentesi sull'Ucraina insieme ai nostri inviati Edoardo Lucarelli e Maria Grazia Sarrocco. Maria Grazia Sarrocco si trova in Polonia. Maria Grazia, a te. Buongiorno Eleonora, buongiorno a tutti. Noi ci troviamo proprio al confine Polonia-Ucraina. Vedete questo punto, come dica, il punto in cui centinaia, migliaia di persone lasciano l'Ucraina qui a piedi. Vorrei solo farvi vedere le persone che stanno arrivando. Ecco, in questo momento ne stanno arrivando un po' meno, ma vi posso assicurare che sono davvero tante le donne, i bambini che lasciano il loro paese martoriato e arrivano qui in Polonia in cerca di aiuto, in cerca di calore, quel calore che non è più presente nel loro paese, soprattutto in quelle città, Leopoli, che proprio nella giornata di ieri, tra ieri e oggi, dove sono stati inviati 6 missili, 2 dei quali sono stati intercettati dalle forze ucraine. Un missile ha colpito un impianto nei pressi dell'aeroporto. Il sindaco di Leopoli fa sapere che non ci sono vittime e che non è stato colpito lo scalo di Leopoli. Leopoli, per parlare di una delle tante città, ma è inevitabile che il nostro pensiero vada a Mariupol,
Mariupol, questa città che è martoriata dall'inizio di questa offensiva, iniziata il 24 febbraio. Pensate, sono più di 20.000 le persone morte. Mariupol è una città assediata. Proprio alcuni minuti fa le autorità russe hanno fatto sapere che si sta combattendo nel centro di Mariupol. Ma Mariupol è anche quella città in cui proprio ieri è stato colpito un teatro dove all'esterno era stata evidenziata una scritta, quindi ben visibile, bambini, bambini che erano presenti all'interno della struttura. Nonostante ciò, quel teatro è stato colpito. 130 persone al momento in cui abbiamo saputo, 130 persone sono riuscite a mettersi in salvo. Non sappiamo e non conosciamo il numero esatto delle vittime, così come non sappiamo quante persone fossero all'interno. Insomma, diciamo che davvero altro, insomma, non c'è cibo, non c'è riscaldamento. Queste persone cucinano distruggendo e bruciando i loro mobili, o addirittura bevono dell'acqua facendo sciogliere la neve o aprendo i termosifoni. Ed eccoli qui, si riversano qui, ai confini. Questa è la Polonia, la tanta generosità delle tante persone che sono qui a soccorrere chi ha bisogno proprio di aiuto. Vorrei mostrarvi soltanto quest'angolo, proprio per darvi il senso di quello che avviene. È una sorta di nursery, Eleonora, guardate. Insomma, una mamma, un papà possono comprendere quello che c'è qui. Qui le mamme arrivano, sono all'interno e si prendono cura dei loro bambini, perché arrivano bambini anche di pochissimi mesi. Alcune ore fa è arrivato un bimbo di circa 5 mesi, quindi qui vengono accuditi e riscaldati almeno per i primi momenti, e poi successivamente vengono fatti salire a bordo di pullman dopo una prima registrazione, e da lì vanno verso Grazie. Altri paesi, ecco, altre come città. Come dice la nostra Maria Grazia Sarroco, no? Tante donne e tanti bambini, gli uomini sono rimasti a combattere, tante madri che stanno perdendo i loro figli. È una storia che purtroppo si ripete. Ad esempio, prima hai nominato la Siria, no? L'altro giorno, 15 Siria. Marzo, sono passati 11 anni dall'inizio della guerra in Siria. Siria, Yemen, molti hanno dimenticato anche quello che è successo in Afghanistan, in Iraq. Per questo è importante, anzi fammi ringraziare che non si fa mai. Ci sono tante polemiche sull'informazione e sono sempre legittime. Io però vorrei ringraziare tante croniste e cronisti, non solo della RAI, che con grande passione civile, non solo con rischio, stanno ricordando, ci stanno raccontando queste storie, non solo le storie dell'Ucraina, ma anche le storie dei tanti oppositori imbavagliati in Russia. Perché io ricordo che quando in pochi denunciavamo i rischi dei bavagli di Putin, c'era molto fastidio, perché allora Putin era considerato un signore con cui fare affari e forse bisognava vedere prima. Quando in un paese, qualunque sia il suo colore, si incominciano a imbavagliare le voci del dissenso, prima o poi si verificherà una tragedia che colpirà anche coloro che se la ridono. Adesso purtroppo è evidente, per questo io penso che dobbiamo stare dalla parte della popolazione civile. In queste ore a Danzica è in corso una riunione del sindacato europeo, è uscito un documento pochi minuti fa, dei giornalisti dell'Ucraina, della Russia e della Bielorussia, che sta sotto il tallone di un dittatore stalinista, amico di Putin, e hanno detto: non lasciateci soli, diateci voce, illuminate a giorno chi contrasta i bavagli. E lo dico perché io penso che la RAI possa essere all'avanguardia di una grande campagna di sostegno ai media indipendenti che ancora si battono per la libertà in Bielorussia, come in Russia, come in Ucraina. Certo, ecco, proprio su questo che sta dicendo lei, Giulietti, l'altro giorno, poi queste immagini hanno fatto veramente il giro del mondo, in diretta TV, nella televisione russa, una giornalista dipendente di questa televisione ha detto no alla guerra, passando mentre c'era il TG in onda, credo anche il TG, uno dei TG degli orari più importanti, forse quello della sera, e questa giornalista è passata con un cartello no guerra. Allora è stata sentita per 14 ore questa giornalista, il giorno dopo ha postato, ha raccontato, dice gli hanno messo una multa, ma adesso non so, ha raccontato lei quello che mi succederà. Allora vediamo un attimo questo filmato, per favore, grazie. Andiamolo in onda. Премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить... Происходит на Украине, это преступление. И Россия страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек Владимир Путин. Мой отец украинец, моя мать русская.
И они никогда не были врагами. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Мы русские люди, думающие и умные. Только в наших силах остановить все это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь. Они не могут пересажать нас всех. Allora, che cosa rischierà ora questa giornalista, se lo chiede lei stessa, dice, dopo questo, no, questa mia manifestazione pubblica, essendo poi stata dipendente anche della stessa televisione, sicuramente non si accontenteranno di una multa. No. Intanto questi sarebbero davvero degli esempi, diciamo, che ti dimostrano che nelle situazioni più difficili esistono donne e uomini che resistono. Questo nome dovremmo stamparcelo in testa. Rischia 15 anni con le nuove leggi eccezionali volute da Putin. Attenzione, 15. Ma Putin ha sulla coscienza decine e decine di cronisti, devo ricordare Anna Politkovskaja. Ci sono di cronisti in galera. 90 cronisti sono in carcere in Bielorussia. Le leggi eccezionali esistono in altri paesi, ho citato l'Egitto, pensate a Patrick Zaki, ad altri che rischiano per un post. Allora, oltre a solidarizzare e a commuoverci per questi esempi, io credo che ci sia un dovere, almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda le istituzioni dei giornalisti, illuminare a giorno questa signora, illuminare a giorno quelli che sono già in quelle carceri e non solo in Russia, perché questi rischiano davvero, c'è un solo modo per aiutarli, non parlarne un giorno, ma tutti i giorni chiedere dove sta, dove è finita e quando andrà a processo essere in quell'aula e magari difenderla come sindacato internazionale e far sentire che lei ha parlato per tutti noi, che la sua protesta è la protesta di tutte le persone che credono nella libertà di informazione. Il momento in cui sarà oscurata, guardi, davanti mi avete messo le foto dei 27 giornalisti italiani ammazzati, molti senza verità e giustizia, molti di loro, quelli ammazzati in terra di mafia, in terra di camorra, sono stati prima isolati, poi oscurati e poi ammazzati. Infatti, mentre lei mi raccontava questo, mi venivano proprio in mente i giornalisti, vittime di agguati, di mafie, perché proprio è questa l'importanza. Molti che anche sono sotto scorta dicono la luce, essere sotto riflettori a volte è molto importante, perché significa non essere soli, non essere isolati. Questo è un dato da sottolineare, sì. Giulietti. Voi avete subito anche le vostre truppe hanno subito delle aggressioni. Sì, sì. E vengono aggredite. Ci sarà anche un processo. Un processo, sì. E spero che finalmente questi signori, non sono loro, siano condannati in modo esemplare, nel rispetto della legge. Perché, ripeto, chi aggredisce cronisti e cronisti non aggredisce una corporazione, aggredisce quelle giornaliste e quei giornalisti. È stato per Pippo Fava, è stato per Impastato, è stato per Alfano, è stato per Francese. Molti non hanno avuto neanche verità e giustizia, ma li colpisce perché le cittadine e i cittadini a casa non sappiano che roba sia la camorra, la corruzione, che cosa accade attorno a casa loro. Li colpiscono perché la comunità non deve sapere, quindi colpiscono l'ordinamento democratico. E quindi questo bisogna fare, parlarne. Diffidate di chi dice non parlatene. Se non ricordo male, non vorrei sbagliare la citazione, Borsellino, Falcone, le persone più serie hanno sempre detto parlatene, 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 parlatene a scuola, parlatene in televisione, ma bisogna parlarne ed illuminare i loro covi. È l'unico modo perché abbiano paura di agire. Insisto, hanno bisogno del buio. Nel buio combinano i loro affari e i loro assassini. Assolutamente. Allora, rimaniamo collegati un attimo, abbiamo solo 40 secondi di pubblicità che ora mandiamo. Vedo il nostro Edoardo Lucarelli. Edoardo, arriviamo subito da te, si trova a Fernetti, mi dicono? A Trieste. Edoardo. Allora, fermo lì. Sono spostato da Fernetti a Trieste. Ah, ok, ti sei spostato a Trieste, allora... Fermo lì un attimo che abbiamo 40 secondi di pubblicità e arrivo subito, ok? Allora, diciamo, siamo in diretta, siamo ritornati in diretta insieme al nostro Edoardo Lucarelli che si trova a Trieste. Ora ti vedo, Edoardo, a te.
Eccoci, sì, ci siamo spostati dal confine con la Slovenia, da Ferneti, dove continuano ad arrivare pullman e auto di ogni sorta, di gente che fugge appunto dalla guerra. Qui al centro di Trieste siamo a due passi da Piazza dell'Unità d'Italia. I triestini si sono svegliati ieri e questa mattina un pochino preoccupati, perché ci sono queste due navi che in realtà sono due navi della Marina Militare che battono bandiera tunisina, sono due navi scuola di cadetti in addestramento che sono venuti qui a Trieste. Però questa immagine fa il paio un po' con quello che sta succedendo in queste settimane. Ci parlano appunto di pattugliamenti, di movimenti nel Mediterraneo. In più c'è stata appunto la presenza lunedì, ed era ormeggiata lì, della USNS Trenton di statunitense, una nave da guerra statunitense di un centinaio di metri che porta mezzi anfibi. Questo ovviamente sì, fa il paio anche con quanto accaduto alla nave da guerra che stava rientrando, la fregata carabiniere in porto a Taranto, che è stata pesantemente contestata, è stata anche fatta oggetto di un lancio vergognoso di sassi. Tutto questo riconduce e ci fa tornare ovviamente a quello che sta accadendo, Eleonora, in Ucraina, no? Al fatto che anche e soprattutto dalla parte sud, quindi verso da una parte il Mar d'Azov, dall'altra il Mar Nero, continuano verso Odessa i bombardamenti. Si sta cercando di conquistare da parte russa quella zona lì. Perché? Perché appunto è quella che dà accesso poi sul mare, che garantisce, certo, una grande risorsa. Ecco, quindi i russi continuano a cercare di unire, di creare quel ponte tra il Donbass e la Crimea in maniera tale da poter gestire poi quella zona. Però la guerra, Eleonora, e questo ce lo dicono le notizie di queste ultime ore, sta vivendo una fase di stallo, seppur sanguinoso, perché si continua a bombardare anche da nord, anche la capitale a Kiev, nel senso che i russi faticano a sfondare soprattutto da terra, ma stanno tentando in qualche maniera di farlo, stavamo dicendo, dal mare. Questo ha ragioni anche di carattere militare. C'è stato spiegato dagli analisti infatti che i russi sono in possesso di armamenti e di tecnologie non proprio all'avanguardia, a differenza invece dei droni ucraini e anche del sostegno dei dati, delle informazioni garantite dai satelliti NATO, asserviti ovviamente in questo momento all'Ucraina. Ecco perché anche, e questo lo ha dichiarato anche il capo della polizia di Kiev, intervistato ieri dal collega Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera, il quale ha detto: in alcuni casi i russi cercano di colpire obiettivi militari e invece colpiscono obiettivi civili, anche perché le dotazioni missilistiche non sono sempre precise, quindi spesso hanno la possibilità di colpire un obiettivo, ma hanno anche uno scarto di un chilometro alcuni razzi, ed è per questo che invece di compiere perfettamente l'obiettivo militare vanno sull'obiettivo civile. Dunque si continua a bombardare da più parti e la popolazione, però dall'altro lato, la popolazione ucraina continua a resistere. L'ultima nota: Putin, o meglio Macron, ha confermato che oggi ci sarà questa ulteriore telefonata tra il presidente russo e il presidente francese, e Putin parlerà anche alla nazione, perché lo ricordiamo, ci sono già 7.000 vittime tra i soldati russi e 14.000 feriti. Mi dicevi, mentre ascoltavo, mi veniva in mente questa bellissima iniziativa editoriale, se posso, nella Civiltà Cattolica. Fermatevi. Per la prima volta nella sua storia la Civiltà Cattolica ha messo l'appello del Papa al posto della copertina. Lo trovo di una forza e di una passione. Stavo dicendo su Trieste che la RAI ha avuto un anno terrificante, fu il 1994. A Trieste, a Mostar, furono uccisi Lucchetta, Ota, D'Angelo, perché è bene ricordare tutti i nomi della truppa, i giornalisti non sono soli, lavorano con altre compagne e altri compagni, furono uccisi nel gennaio, mentre erano a Mostar, in guerra, ma subito dopo Ilaria Alpi e Miran Rovati. Era lo stesso anno di Ilaria Alpi. 20 marzo, tra pochi giorni. Alpi, Rovati, non hanno mai avuto verità e giustizia, depistaggi, prove cancellate, un finto testimone che è stato un ragazzo somalo, 17 anni in carcere. La mamma e il papà se ne sono andati con questo dolore, la mamma ha detto: archivieranno subito dopo la mia morte. Ecco perché è il nostro dovere ricordare, per questo vi ho ringraziato, e tra l'altro insieme con la RAI, col sindacato RAI, con l'Ordine dei giornalisti,
Sabato alla Fondazione Murialdi sarà aperta una mostra dedicata a Alpi e Rovatin. Ci saranno le lettere di Ilaria, l'ultima telecamera purtroppo colpita, sarà visitabile qui a Roma, ma domenica alla RAI, qua, a pochi metri da qua, davanti alla palazzina del TG3, ci sarà anche l'amministratore delegato forte, c'è tutta la RAI senza distinzioni. Sarà messa una panchina con i nomi di Alpi e Rovatin, ma non per commemorare, ma per ricordare che attendono ancora verità e giustizia, per fare sapere all'esterno che potranno forse archiviare i tribunali, ma noi non archiveremo mai nella memoria. La cosa straordinaria, fatemelo dire, è che ci sono ragazze e ragazzi di 12, 13, 14 anni, ci stanno scrivendo dalla Dispoli, da Latina, da Parma, da Bolzano, che fanno dei temi ricordando due persone che non hanno mai visto, mai sentito nominare. Vuol dire che c'è una luce, che ci sono ancora persone in questo paese che coltivano la memoria per costruirsi un futuro. Io trovo questo una luce dentro questo buio che ci circonda, una luce da coltivare. Forse queste voci di queste ragazze e ragazzi vanno sostenute con grande passione civile. Perché lei lo ha detto prima, i giornalisti che sono i nostri occhi, no? Le nostre orecchie, a volte vengono lasciati soli, un po' troppo soli, e spesso e volentieri vengono colpiti proprio perché si permettono di raccontare la verità. Andrea Rocchelli e Mironov furono colpiti in Ucraina, non dal piombo russo, attendono ancora verità e giustizia. Russo fu ucciso in Cecenia, Radio Radicale attende verità e giustizia. Beppe Alfano fu ucciso dalla mafia, attende verità e giustizia. Non parliamo cosa combinarono a Impastato, a Fava, la diffamazione, la cancellazione. E se non vogliamo parlare dei giornalisti, abbiamo purtroppo Giulio Regeni sequestrato, colpito, ucciso da un altro regime col quale si fanno affari. Non vorrei che si scoprisse poi la cattiveria troppo tardi, diciamo, come è successo con la Russia. Invece dobbiamo continuare a illuminarli, perché loro, ripeto, sono stati ammazzati non perché fossero cattivi, non perché avessero un cattivo carattere, ma perché hanno svelato l'oscurità. Non so, vorrei che fosse chiaro questa cosa. Li colpiscono per impedire a noi di sapere. Questo è l'elemento. Comunque noi a Saxa Rubra domenica, ma lunedì anche con Don Ciotti a Libera nella grande giornata per la legalità. Abbiamo deciso che giornaliste e giornalisti parteciperanno, ma sa come andremo? Con i cartelli dei giornalisti che sono stati ammazzati in Ucraina in questi giorni. Cioè, vogliamo che anche loro siano considerati. A che ora è questo appuntamento? Così la, magari lo raccontiamo in diretta. Domenica e alle Libera, 11. Libera sarà tutta la giornata a Napoli, la giornata della memoria delle vittime della mafia e del terrorismo, ma Don Ciotti, con la sua solita generosità, come dire, farà leggere i nomi anche di donne e uomini che non sono morti nel territorio nazionale, perché la solidarietà e la compassione non è legata, certo, al colore della pelle o alla nazionalità, ma è legata a una grande funzione che ciascuno sceglie di svolgere o di non svolgere. Ecco, perché Edoardo Lucarelli l'altro giorno ne stavamo parlando, no? Ecco, queste sono le immagini, questi sono i volti, i cinque volti delle vittime della guerra, i report di morte al fronte in Ucraina, eccoli qua. Edoardo, avevamo parlato di Brent Renaud che appunto era lì insieme anche ad un suo collega che poi ha raccontato tutto quello che aveva visto, no? Sì. Edoardo. Sì, loro, i colleghi, quelli sopravvissuti, l'hanno spiegato, che erano con loro, che erano con Brent Renaud, che erano lo stesso Benjamin Hall, che purtroppo poi è ancora in gravi condizioni, ha subito l'amputazione di una gamba, il suo operatore che è rimasto ucciso. Insomma, loro stessi l'hanno raccontato, gli altri colleghi l'hanno detto, loro stavano semplicemente, come diceva Giulietti, cercando di essere i nostri occhi, le nostre orecchie, e raccontare quello che succedeva. Si sono spinti forse oltre quel checkpoint, ma di fatto stavano semplicemente facendo con grande onestà, esatto, con grande attenzione il loro lavoro. Ed è preoccupante, come stavate dicendo, che ultimamente rispetto a qualche anno fa la scritta press, la scritta stampa in realtà non sia più un salvacondotto, nel senso che adesso davvero si spara in maniera indiscriminata, e questo è preoccupante. Grazie Edoardo, fra poco ritorneremo da te, riapriamo anche la nostra Maria Grazia San Rocco sperando che l'audio si sia un po' ripristinato. Parlavi del Messico, ma anche della Siria, che se ne parla pochissimo. Sì, perché, bravissimo, perché il rischio è esattamente questo, che ciascuno di noi, e l'ho visto nel dibattito di questi giorni anche sulla guerra, si indigni a seconda del paese che invade o a seconda della nazionalità di chi spara o di chi viene colpito.
Difendere la popolazione civile, difendere la libertà, vuol dire stare sempre e comunque dalla parte degli oppressi. Non distinguere a seconda dei casi. Ci sono giornalisti afghani che sono stati ammazzati. Ci sono afghani che non riescono, la commozione è già finita, che non riescono ad arrivare in Europa. Dalla Siria mandano messaggi continui, uno dei principali alleati del regime è Putin. Ma questo è noto, non c'è più un giornalista che riesca a scrivere dalla Siria. Dall'Egitto i messaggi sono continui, ma potrei ricordare la Colombia, dove è stato ammazzato un cronista italiano, Paciolla, un nome che spesso viene dimenticato, il più alto numero di morti attualmente in Messico. In Messico attraverso una congiunta azione tra narcos e governi corrotti o amministratori corrotti, quindi una situazione che anche l'Italia ha vissuto. Per esempio il Messico è come un grande buco nero. E c'è un solo modo per tentare di onorarli ed è questo. Ridargli il nome, ridargli l'identità e sino alla fine, anche a costo di perdere, di fronte a una mancanza di verità e giustizia, continuare a rivendicarla come Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Perché il fatto che dopo 28 anni ancora tutti assieme li stiamo ricordando è l'unico modo per impedire che le loro vite vengano cancellate, anche le vite spirituali, una seconda volta. Allora, complimenti per questa iniziativa e questa serie di iniziative che farete da domani e poi si concluderanno lunedì a Napoli con l'Associazione Libera. E domenica appunto verrà inaugurata questa panchina di cui stava parlando prima. Allora, grazie infinite. Grazie a voi. Beppe Giulietti e grazie per tutto il lavoro che state facendo, soprattutto anche per le famiglie, per chi rimane, no? Per chi non solo ha bisogno di ricordare, ma ha bisogno ancora di verità e di giustizia. In tanti casi questa non è arrivata. Ora continuiamo a raccontare delle storie, poi ci sono tanti italiani o che si trovano lì, in Ucraina, oppure hanno dei parenti lì. Ecco, questo è il caso di Giovanni Arcangeli. Giovanni è il papà di un bambino di 10 anni, Giovanni, che però si trova lì, c'era stata una questione di affido di mezzo, ce lo racconti tu? Sì.